La voce di Vittorio Cultrone, la sua capacità di entrare nelle case degli avellinesi attraverso i microfoni di Radio Irpinia, ha rappresentato per anni un riferimento, un baluardo per la comunità, anche durante i movimentati e tristi giorni del dopo terremoto del 1980, quando con il suo piglio da condottiero, un po' guascone a modo suo, l'assicurava che si rivolgeva a lui per avere conforto e ricevere una carezza via radio. Il suo timbro solido ma protettivo ha intrattenuto dagli anni 70 in poi diverse generazioni di radioascoltatori. I notturni e i mattutini di Vittorio Cultrone erano seguitissimi e su un pubblico trasversale, dall'avvocato alla casalinga in diretta radiofonica, per chiedere una canzone da dedicare o solo per infrangere la solitudine, dialogando al telefono con uno speaker dal tono sicuro e affidabile che c'era sempre pronto a offrirti la spalla ed ascoltarti. Dalla radio libera alla televisione privata, il passo fu breve per Vittorio, e dagli studi di Telelodo Quasar nel post-sisma continuò a tenere unito e gioioso il suo pubblico con spettacoli e giochi. La sua voce, la sua verve, sono state anche la linfa di alcuni popolari gruppi musicali dell'era beat avellinese, come i Debens insieme a Franco Cararelli ed Enzo Salineri, e i Rubins, la band dove militava anche un giovanissimo Antonio Manganelli, compianto capo della polizia. Il suo acuto per spronare i lupi alla battaglia in campo in Serie A, Le O, è stato inciso nella storia. Un dolcissimo burbero, protettivo e paterno con chi ne aveva bisogno, appassionato di musica, soprattutto dei classici della canzone leggera italiana e napoletana, tanto che partecipò come interprete anche al Festival della canzone napoletana del 1991 con una canzone dal titolo No suo no d'oro. Artista particolarmente sensibile che dedicava colori e pennellate di rinascita all'Avellino di una volta e luoghi simboli della città. Di storia dell'arte, Vittorio Cultrone ha insegnato anche all'università della terza età, perché la sua era una vocazione. Il suo mondo era la musica, perché amava emozionarsi, avvertire il calore della gente, poter trasmettere a chi assisteva alle sue esibizioni una carica di energia. Il grande sogno di Vittorio era quello di organizzare uno show tutto avellinese, da tenere nelle piazze della città con talenti e gruppi locali. Lui era orgoglioso di essere un figlio di questa terra che cantava e disegnava con ogni forma possibile della sua arte. Vittorio Cultrone si è spento all'età di 78 anni. Lunedì sarebbe stato l'anniversario di matrimonio con l'inseparabile moglie Rita Vecchione. Un abbraccio ai suoi amatissimi figli Giuseppe, Stefania e Vittoria. La sua musica non la fermerà nessuno, i suoi colori dipingeranno ancora una volta l'arcobaleno, sicuri che la sua voce, il suo motto da insuperabile moschettiere sarà per sempre tutti per uno, uno per tutti, sulle note della sua fedelissima Matilda di Harry Belafonte, sigla dei suoi notturni e mattutini a Radio Irpinia. Matilda, she take me money and run Venezuela.